l'appuntamento canonico della banda musicale di Gualdo Tadino, che all'inizio dell'anno offre alla città il meglio del suo repertorio in un concerto capace di attirare ogni volta persone di ogni età. Quello però andato in scena al Teatro Thalia ieri pomeriggio aveva un sapore di novità, perché inaugurava le nuove divise della banda, realizzate grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, presente in sala con il suo presidente Giampiero Bianconi e il comune di Gualdo Tadino, rappresentato in platea dal sindaco Massimiliano Presciutti. Le vecchie divise erano del 1985, ormai logore, visto il tanto uso, e non più sufficienti in numero. Abbiamo fatto una richiesta alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, presentando un progetto nell'ambito delle loro categorie di finanziamento, di contributo a fondo perduto, spiegando tutte le nostre necessità, il nostro progetto futuro. E questo progetto è stato ben accolto e ci è stato concesso un contributo di 5.000 euro che costituisce poi il nucleo principale del finanziamento. Non è totale, una parte, come al solito, ci aiuta il comune, che è sempre molto vicino. Tutte le amministrazioni, devo dire, che si sono succedute da quando io sto nella banda, che oramai sono più di 40 anni, sono tutte molto attente alle nostre esigenze, e quindi il sindaco con entusiasmo ha detto: non vi preoccupate, il resto lo mettiamo noi. Il concerto ha offerto quasi 2 ore di spettacolo ininterrotto, dove la banda, guidata dal maestro Sesto Temperelli, ha eseguito brani del suo repertorio, applauditissimo anche lo scorso 30 dicembre alla Sala dei Notari a Perugia. Dal jazz al pop, con incursioni anche nel canto lirico, non sono mancate esibizioni di giovani talenti, ovvero gli studenti che da poco hanno iniziato a frequentare la scuola di musica per banda attivata in città. Abbiamo diversi giovani, più o meno 10, anche qualcuno di più, altri che stanno studiando, quindi arriveranno, e questa è la più grossa novità della banda, perché abbiamo rischiato seriamente 4-5 anni fa di andare sotto il numero indispensabile per fare qualsiasi cosa. Quindi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo istituito una scuola di avviamento bandistico, musicale bandistico, presso la scuola media. E i primi risultati, grazie al cielo, sono arrivati nel giro di 2-3 anni. Quest'anno devo ringraziare anche il Rotary di Gualdo Tadino e Nocera Umbra, perché ci hanno finanziato l'acquisto di 4-5 strumenti musicali, perché noi, oltre ad insegnare la musica, forniamo anche strumenti musicali. Ovviamente strumenti musicali bandistici. Le giovani leve assicurano un futuro a questo sodalizio, che di fatto è uno dei più antichi della città. Ne è documentata la presenza già nel 1841, quando un insieme di ottoni suonò per rendere omaggio al passaggio di Papa Gregorio XVI. Da lì in poi una storia ininterrotta che ha inanellato successi su palcoscenici importanti anche fuori città. Dagli anni 70 è guidata dall'inossidabile maestro Sesto Temperelli, il padre un po' di questa compagine di musicisti. E io auguro tutto il bene, anche quando non ci sarò più io. Speriamo che vanno bene, anche meglio di adesso.